se non ci sono altri interventi, saremo in perfetto orario. Darei la parola a Joyce Russo per le conclusioni di questa serata. Prima che Joyce arrivi, mi viene in mente un famoso film con Benigni che si precipitava a fermare Cristoforo che partiva per l'America. Non so se vi ricordate. Non è mai troppo tardi. Forse invece è troppo tardi. Allora, la parola a Joyce. Beh, non parliamo di conclusioni, vero? Chi si permetterebbe di concludere? Questo è un incontro, un discorso che comincia, andrà avanti molto tempo, penso sempre maturando. Non si tratta di fare grandi messe a punto, perché questo sarebbe così marcare una pietra miliare che in effetti non c'è. Siamo tutti qua per crescere, per imparare, per essere più capaci di affrontare domani quello che dobbiamo fare. E devo dire, per questo sono molto grata a Andrea Principi, all'agrobiologo cremonese di cui ho dimenticato il nome, per avere riportato il discorso anche alla fisicità della vita, ossia alla vita stessa, ai nostri corpi, al pianeta, alla vita, alla vita. Perché questa, in questa era atomica, è quella che è pericolo. Per la prima volta nella storia l'essere umano ha elaborato dei mezzi di distruzione tali che veramente la vita stessa del pianeta è in pericolo, e di conseguenza la nostra. Noi siamo parte di questo, siamo parte dell'ecosistema, non possiamo vivere senza l'ambiente che ci circonda, la nostra vita dipende da questo, siamo tutta una cosa con questo. E allora il problema di fondo per cominciare un discorso secondo me sarebbe questo: cominciare dal corpo e dal pianeta, che facciamo domani mattina? Ecco, questi già ci dicono, ecco, questa azienda di Roger, devo dire che qua nelle Marche noi ne abbiamo parecchie e anche molto brillanti, dall'Arcenero alla Terra e Cielo, all'Aurora, abbiamo tutta una serie di aziende biologiche che d'altronde anche dal punto di vista dell'economia alternativa si sono affermate brillantemente e che rappresentano un complesso di cultura diverso, ossia è veramente lì si forma una cultura alternativa, propositiva. Si può fare, si potrebbe fare, è anche un concetto della conoscenza e della scienza, perché questa era atomica è sciaguratamente contrassegnata dal fatto che l'essere umano innesca dei processi fisici di cui non sa come vanno a finire. Perché generalmente anche quella che si considerava la scienza, anche nel più bieco dei significati, no? Antropocentrista e contro natura, però pensava che scienza fosse innescare dei processi da cui si può ritornare indietro e poi rifarli, no? Controllandoli, padroneggiandoli. Ma in quest'era atomica questi scienziati innescano dei processi di cui non si sa come vanno a finire, creano dei nuovi elementi che non sono mai esistiti sulla Terra e non si sa il plutonio come va a finire, che ne facciamo? È scienza questa, perché questo ci pone proprio il problema: cos'è l'intelligenza, cos'è la conoscenza? Ossia c'è veramente un grossissimo rivolgimento portato da quest'era atomica in cui il mondo è stato governato, se noi lo guardiamo un po' sinteticamente, in maniera veramente preoccupante. Noi abbiamo avuto in questi ultimi 50 anni due superpotenze, le quali facevano le cose assolutamente analoghe, no? La grande illusione che l'una fosse alternativa all'altra, credo che oramai nessuno ce l'abbia più, nemmeno con la migliore delle fantasie. Concorrenziali, ma come affermavano il loro diritto a dominare il mondo? Non dicendo siamo più intelligenti, più bravi, più capaci di amministrare, di gestire le cose, di dare il benessere, di creare gli equilibri, no! Soltanto riempiendosi gli arsenali di armi talmente distruttive che mettono addirittura in pericolo ogni forma di vita sul pianeta. E beh, è un bel modo veramente di affermare la propria capacità e il proprio diritto a governare il mondo. Sulla filosofia del deterrente, che noi abbiamo sopportato per 50 anni,
Ossia, queste due superpotenze hanno detto agli altri: noi abbiamo dei mezzi tali di distruzione, di genocidio, di desertificazione, che se non fate quello che vogliamo noi, vi desertifichiamo e facciamo le stragi. Insomma, ma questa è una barbarie straordinaria. Come mai abbiamo sopportato questo? Eh sì, 11 ottobre 1492, è sera e notte buia, fonda il mare tranquillo, ma dalla pinta qualcuno dice: ho visto una luce. L'ammiraglio non ci crede, va sul ponte, va a vedere. Ma no, dove hai visto una luce? Non c'è. E l'equipaggio è in agitazione. Non sono più disposti a continuare all'infinito questo viaggio senza me. A mezzanotte sorge la luna, il mare è tranquillo ed è chiaro, non proprio come di giorno, ma quasi. E a un certo punto, alle 2 di notte del 12 ottobre, il marinaio di vedetta in cima all'albero grida: tierra! Si vede la sagoma delle colline dell'isola che oggi si chiama Santo Domingo a Haiti. La nave si mette in panna e aspetta l'alba, e all'alba l'ammiraglio scenderà su una barca armata con marinai armati, col notaio, col prete, e dirà a questa gente di rivere incontro, che, come dice lui nel suo diario, sono belli, con dei grandi occhi, hanno anche i capelli lisci, non crispi, come gli africani, hanno delle gambe lunghe, dritte, sono ben fatti, sono tutti sorridenti, tutti giarlieri. Si affollano attorno a questi stranieri stravaganti che scendono sulla loro terra e sono così ignari di violenza e di armi che quando gli presentano le spade le prendono per la lama e si tagliano le dita. Però li accolgono bene con sorrisi, portano dei cibi, delle collane di fiori. E poco dopo l'ammiraglio scriverà alla regina Isabella: nel nome della Santissima Trinità, Sacra Maestà, vi faccio sapere che qui abbiamo trovato degli indigeni di carattere molto mite mansueto, molto benevoli, saranno degli ottimi schiavi, io intanto gliene mando 500, se lei li può vendere gliene mando quanti le vuole. Perché naturalmente Colombo si era indebitato con i sovrani di Spagna e d'Aragona, di Castiglia e d'Aragona, che gli avevano sponsorizzato la spedizione, doveva ripagarli. E allora la prima idea, vedendo questi esseri miti e indifesi, è di spedirli come schiavi per pagare il suo debito. Muoiono tutti e 500. Non sono una buona merce. Ne manda 300 a Cadice, dopo poco muoiono anche quelli, e così questo debito lo dovrà ripagare in altro modo, lo dovrà ripagare con loro, perché Colombo aveva delle strane idee sul mondo. Passa un uomo che si fidava degli scienziati, lui non si fidava affatto, perché dichiarava lui stesso preferiva gli astrologi. Lui riteneva che la Terra, vabbè, si era capito che girava nell'universo, no? Ossia che non era statica. Però lui la concepiva come una pera, con dal picciolo poi correvano questi fiumi della ricchezza, il fiume dell'oro, il fiume dei diamanti, no? Lui si immaginava, e infatti calcolando il chilometraggio dell'equatore si sbagliava di 10.000 chilometri. Aveva delle idee abbastanza strane, poi non cedette mai a questa idea, che era arrivato nelle Indie, nelle Indie dall'altra parte del pianeta.
Vabbè, è una giornata che segna veramente, ci sono delle giornate della storia che segnano una svolta. E questa segna una svolta. Quell'anno 1492 è un anno sciagurato. Pochi mesi prima è caduta Granada, ossia l'ultimo baluardo di quella splendida civiltà che aveva rappresentato la civiltà arabo-ispanica. Nei secoli più bui del Medioevo era proprio questa civiltà collegata col califfato di Damasco che aveva creato il centro di quella che era una civiltà occidentale. E poi poco tempo prima il Papa Innocenzo VIII aveva dato ordine a due domenicani tedeschi, Spenger e Institor, di stendere il Malus Maleficarum, il martello delle streghe, un libro demenziale e criminale che veramente è agghiacciante nella sua lettura, soprattutto se pensiamo che per quasi quattro secoli questo libro è stato sul tavolo di tutti i giudici cristiani, laici ed ecclesiastici, qualunque fosse la setta a cui appartenevano. Perché in un periodo dove gli stati cristiani cominciavano a scannarsi a mansalva tra di loro, l'unica cosa su cui andavano d'accordo tutti quanti, cattolici e calvinisti, luterani e anglicani, era il Malus Maleficarum, ossia l'atteggiamento verso le donne, verso la donna, ossia verso la cultura che era stata rappresentata dal mondo rurale, di tutto il mondo e anche dell'Europa. E questo attacco alla donna è perché la donna più si aggrappa a questa antica cultura che era quella con cui andava da mangiare sui figli. L'uso libero di parti del territorio consentiva alle donne di fare la cerca, si faceva la cerca ancora come nel Paleolitico, si mangiavano molte erbe e frutti selvatici, questi servivano sulla mensa a portare qualcosa da mangiare e in più si trovavano le erbe medicinali. Per guarire questa grande maggioranza di persone con cui i medici ufficiali non avevano nulla a che fare. Chi aveva curato gli schiavi nell'antichità o i servi della gleba nel Medioevo? Se non fossero state queste donne che in questa maggioranza di oppressi e di repressi, sovraffaticati, sottoalimentati, ma che avevano come sola possibilità di sopravvivenza la salute e la forza muscolare, perché uno schiavo o un contadino che avesse perso la capacità di tenere la zappa e di fare un lavoro era morto. E chi li teneva in piedi in queste condizioni così svantaggiate, se non questa straordinaria scienza, elaborata, sperimentata attraverso secoli di queste donne che curavano il corpo, l'alimentavano e lo curavano. Ed è perciò che loro più fortemente si aggrappano a questo tipo cultura, di rapporto col territorio, che dopo questa bella spedizione, che è l'inizio del dominio sul mondo della razza bianca, viene cancellato, perché corrispondente alle invasioni negli altri continenti, che immediatamente destrutturano tre grandi continenti, le due Americhe e l'Africa, riducendo in schiavitù tutti gli abitanti che ci sono. E contemporaneamente in Europa c'è la privatizzazione, la distruzione delle comunanze, degli usi civici, della possibilità del mondo rurale di servirsi del territorio per la sua alimentazione, la privatizzazione, gli enclosure, ossia il territorio viene suddiviso, recintato, affidato a un grande agrario che risponderà al potere, lui solo,
per cui avrà giurisdizione su questo territorio di sua proprietà in tutti i sensi, perché lui risponde al potere. L'espropriazione è totale, per cui il contadino che prima andava a prendere a laccio un coniglio selvatico per portare un po' di proteine ai suoi bambini può venire impiccato come bracconiere. La donna che va a cercare le erbe, i frutti selvatici o le erbe officinali può essere accusata di furto e portata davanti al tribunale, perché ogni filo d'erba appartiene al proprietario. La privatizzazione del territorio nella metropoli che corrisponde alla schiavitù imposta agli altri continenti. Ed è su queste basi che si crea lo Stato moderno occidentale, dove il legame strettissimo tra la guerra e l'economia diventa inscindibile, ossia la guerra come attività di maggior profitto. Fino al 1500 le guerre avvengono, ma ci sono degli anni anche di sospensione, di non guerra. Dal 500 in poi, nel 500 ci sono solo 4 anni in cui non ci sono la guerra, e nel 600 addirittura niente. Ossia la guerra diventa un'attività continua per riempire le casse dello Stato. E questo è lo Stato moderno, quale si razionalizza. E non sono molti le grandi menti di quel secolo, a parte il fatto che i grandi artisti e i grandi poeti, non ne parliamo, quelli non se ne occupano proprio. Dico, Guicciardini, Erasmo da Rotterdam, ecco, queste cose le dicono, assolutamente inascoltati. Credo Guicciardini è il solo che fa un riferimento nelle sue storie alle conquiste e agli indios, e dice tra l'altro che ci sono anche gli indios in Europa, ossia c'è una colonizzazione di tipo analogo anche nella metropoli. Erasmo da Rotterdam vede nella guerra la sciagura più grande che porterà l'umanità alla rovina, non soltanto nell'Elogio della follia, ma soprattutto negli Adagio, Polmus, Lucus, Apero. La guerra è dolce perché non l'ha fatta mai, dove Erasmo, e credo che queste pagine andrebbero rilette oggi, perché sono di una modernità assoluta. Erasmo non ha mai scelto, si è defilato tra un rogo e l'altro cercando di evitarli, ma non ha mai scelto né la Chiesa Cattolica né la Riforma, cercando di svivolare dai roghi in qualche modo, con qualche anche dichiarazione opportunista che gli serviva a salvarsi la pelle, ma perché, diceva, in fondo sono tutti molto simili e fanno le stesse cose, per cui c'è poco da scegliere qua, come anche c'era poco da scegliere nella guerra del Golfo, no? Non era da essere per Saddam Hussein o per George Bush, mi pare che non c'erano scelte da fare, da essere contro tutte e due. E Erasmo da Rotterdam rappresenta in questo mondo veramente una voce di lucidità, di umanità e di chiarezza che andrebbe recuperata oggi. E così viene fuori questo nostro mondo, ma le cose vanno per capire perché a un certo punto questo piccolo continente europeo, abitato da questa razza bianca, riesce a dominare il mondo. Ce lo dobbiamo chiedere. Come riescono a imporsi all'intero mondo, ancora oggi? Perché? In nome di quale valore? Ecco, credo che una delle caratteristiche culturali della civiltà occidentale, da quando
noi abbiamo l'abitudine di riferirci alla nostra civiltà come derivante dall'antica Grecia, dall'antica Roma e poi dal cristianesimo. Ora sono dei belli esempi queste società. Intanto nel mondo antico noi scegliamo due società schiavistiche. Si può dire quello che si vuole, ma una società schiavistica è una società barbarica. Domandatelo agli lotti, agli schiavi, alle donne. No, possiamo chiamare civiltà, democrazia addirittura quella greca, mi raccomando, per l'8% della popolazione, ma che democrazia è questa? E allora lì comincia l'epopea del dominio, dello strumento di dominio, dell'arma. Noi siamo afflitti in tutte le scuole da secoli, dai poemi d'Omero, con tutti questi immaturi ragazzoni che vanno lì a farsi a pezzi, a tagliarsi, non si sa per ragioni assolutamente irrilevanti, ossia insensate, no? E dove questo scontro a base di mutilazioni e di morti viene presentato come un'epopea. E dagli eroi d'Omero si passa ai generali romani, con la caratteristica che poi questi generali e questi eroi diventano capi di Stato. Ossia è un tipo di sviluppo in cui noi vediamo i militari diventare politici. Ossia l'amministrazione dello Stato è affidata ai militari. Questa è una cosa caratteristica dell'Occidente. Chissà perché nel mondo antico noi non studiamo i Celti, gli Etruschi, i Sanniti, gli Italici in generale, i Germani. Dico, questi hanno dato luogo a delle civiltà brillantissime. Anche se non hanno dato luogo a uno Stato militarista e sacerdotale, ma è questo veramente l'esempio più brillante di come l'umanità si organizza in società. E poi si passa al cavaliere medievale, al condottiero del Rinascimento, al principe, al monarca, all'imperatore, e si inventa naturalmente la proiezione nel sovrannaturale di queste figure che rappresentano il potere. Però bisognerebbe andare un passo indietro, perché a un certo punto della sua storia l'umanità costruisce questo enorme squilibrio all'interno della società, questo enorme squilibrio che è rappresentato da una società schiavistica. Questo avviene pochi millenni dopo la rivoluzione del Neolitico, quando la coltivazione e l'allevamento danno luogo a un possibile nuovo, l'accumulazione. E allora, sulla base di questo possibile, attraverso un lungo e complesso processo, che bisognerebbe pure spiegare ai ragazzi nelle scuole, a un certo punto gli si dice, c'erano in Egitto, lì erano schiavi, poi c'era il faraone, ma perché? Perché c'era un faraone divinizzato e poi c'erano tanti schiavi che dovevano condannati ai lavori forzati e all'assoluta obbedienza a questa oligarchia che viveva in condizioni assolutamente disparate da quelle della maggioranza della gente? Perché? Ecco, in questo dopoguerra gli storici, soprattutto anglosassoni, hanno studiato questi processi, per cui possiamo storicamente e con documentazioni a cui ci aiuta molto l'archeologia, ma molte altre cose che sono diventate delle legittime fonti nella storiografia, dove non c'è solo il documento scritto d'archivio, per cui la storia cominciava da quando c'era un documento scritto a qualche parte. Non lo so se questo può essere il solo documento, tanto più essendo questi documenti frutto di un potere oligarchico, quando pochissima gente, talmente poca, sapeva leggere e scrivere, dicono quello che gli pare, ossia quello che gli fa comodo. Come vorrei vedere se gli storici futuri volessero fare la storia di questo decennio sui documenti della Gladio, della Lockheed o dei servizi segreti, no? Se ne verrebbe fuori un bel pasticcio, non credo che ne verrebbe fuori la verità. Perciò oggi la storia si fa considerando documenti, innanzitutto in grande forma, i reperti archeologici di ogni tipo. L'archeologia non è più la ricerca dell'oggetto bello artistico, ma qualsiasi traccia d'umanità
abbia lasciato nel suo cammino anche gli escrementi che ci dicono che cosa mangiava. E su questi, sulla capacità che abbiamo, la tecnologia moderna di un'analisi e di una datazione che abbiamo oggi, si basa a buona parte della nostra ricostruzione storica, ma anche da quella che è la teologia linguistica, l'oralità, il tramandarsi di leggende, di immagini, di fantasie poetiche, perché facendo poi l'analisi strutturalistica di queste espressioni si trova sempre il nocciolo storico. La gente non può che descrivere, parlare, magari con combinazioni insolite e stravaganti, ma di ciò che conosce, di ciò che sa, per cui viene fuori il nocciolo storico. E allora adesso possiamo sapere molto meglio come si innesca a un certo punto questo enorme squilibrio, di cui soffriamo ancora, perché in effetti gli storici futuri ci accomuneranno dal Neolitico in giù, accomuneranno lo studio di queste società così squilibrate, in cui pochissimi accumulano e la maggior parte sono condannati ai lavori forzati. Che ci sia la schiavitù ufficiale o non ci sia, però questo è quello che è. Oppure condannati a morire di fame. E se si facesse un po' la storia anche dal punto di vista alimentare, direi che questo sarebbe molto importante. Il colonialismo porta degli enormi squilibri anche nel tipo di culture che servivano all'alimentazione. In Africa, fino all'arrivo dei trafficanti di schiavi, si mangiava molto miglio. Il miglio è un ottimo cereale, molto nutriente e va benissimo. Dopo sono stati costretti a mangiare la manioca. Tutta l'Africa si è nutrita di manioca. Ora, la manioca è un'orrenda radice che ha una pelle velenosa che bisogna lavorare e ripulire per 2 giorni per renderla commestibile, per tirar fuori una specie di pappa grigia elastica orrenda che io ho mangiato in Africa. Forse qualcuno di voi in Africa l'ha mangiata. Che cosa vuol dire? Che ti mette una palla nello stomaco, ti dà l'impressione di aver mangiato, ma in realtà molto poco nutriente. E tutta l'America Latina, lo sconvolgimento alimentare, le popolazioni che stavano lì mangiavano benissimo. E il mais è un cereale molto complesso, ottenuto attraverso una serie di selezioni molto intelligenti, è un ottimo nutrimento, le patate sono un ottimo nutrimento, tutta la frutta che danno quei paesi, insomma è gente che si alimentava normalmente e stava bene. Che cosa ha portato il colonialismo? Che cosa hanno mangiato? Che cosa mangiano tuttora in questi paesi? Che cosa mangiano in Africa? Che cosa mangiano in Sud America? Che cosa mangiano in Asia? La brillatura del riso. Questo, capisco che il riso brillante è più commerciabile, ma in Oriente non è che se brillava il riso, non c'avevano nemmeno le macchine per farlo, negli acidi. La brillatura del riso è stata portata dalla Compagnia delle Indie per rendere questo prodotto più commerciabile. Il riso brillato, essendo soltanto amido, non attira i predatori, gli insetti non ci vanno e che mangiano. Invece il riso integrale, che è ricco di sali minerali e di vitamine, naturalmente si conserva meno perché viene mangiato come le mele che voi mangiate adesso. Se ci trovate il babbo dentro vuol dire che è buona, perché sto babbo ha potuto sopravvivere, no? Tutte queste bellissime mele che le aprite, tutto uguale, sembra tutto così, fatte di plastica, no? Senza mai un verme dentro, sono oramai incommestibili. E vabbè, anche questa sarebbe una storia da fare per ciò che riguarda il colonialismo, lo stato di salute di tutta questa gente che dal 1500 in poi è in condizioni disastrate anche dal punto di vista fisico. I rapporti dell'UNICEF sui bambini che nascono adesso e che in qualche modo sopravvivono, perché questa nostra bella cultura ha portato a una ripresa della mortalità infantile spaventosa nel mondo. Noi abbiamo molto più mortalità.
mortalità infantile oggi nel mondo di quanto ne avessimo nei secoli considerati bui del Medioevo e dell'Antichità. Abbiamo molti più bambini che muoiono, ma molti che non muoiono, ma sopravvivono in tali condizioni di handicap che veramente la loro vita non è vita, o quasi non lo è. E allora cominciamo da queste cose, cominciamo dai bambini, dal corpo, da quello che ci occorre, l'aria per respirare, l'acqua da bere, il carburante necessario per tenere in piedi questo laboratorio chimico del nostro corpo, che ha bisogno di un carburante complesso, che è naturalmente stato la maggiore delle preoccupazioni dell'umanità da quando esiste. Tenere in piedi il nostro corpo, e non è una cosa da poco, una cosa complicata, è una scienza fondamentale di cui noi abbiamo perso completamente la cognizione, perché abbiamo perso l'istinto che gli animali hanno, non mangeranno mai qualcosa di velenoso. Non abbiamo la scienza, per cui ingurgitiamo e mettiamo nel nostro organismo qualsiasi cosa abbia un saporino buono, ci venga consigliata dalla televisione, senza sapere a quali danni andiamo incontro. E questo si chiama essere civili, conoscerci, conoscenza. E cos'è la conoscenza? Se non in primo luogo la conoscenza del nostro corpo e di quello di cui ha bisogno. La capacità di allevare dei bambini in maniera normale. Direi che la prima scienza, se non è questa, qual è? Sono le lucubrazioni mentali e astratte di chi così si inventa le cose che fanno comodo. E allora cominciamo il nostro discorso da questo, perché questo ci dà qualcosa per capire cosa dobbiamo fare domattina, perché direi che ogni discorso che si fa, se è cultura e non è semplicemente erudizione o nozionismo, deve essere qualcosa che ci spinge domani a fare un po' meglio quello che fino a ieri non abbiamo fatto abbastanza. Un bel mondo mettiamo nelle mani dei nostri figli e dei nostri nipoti, che avranno il diritto veramente di sputarci un occhio, no? Perché questo mondo che gli mettiamo nelle mani. Qualcuno di noi può dire: io ci ho provato. Però ci siamo riusciti. Siamo tutti qua in un mondo disastrato, amministrato da altri che certamente non sono lì per caso, ma hanno avuto larghissimi consensi. Io non so, in Italia c'è questa abitudine a lamentarsi nel governo. Piove, governo ladro, ma insomma sto governo mica è venuto con un colpo di Stato o con un'occupazione straniera, no? Ci hanno messo gli italiani. Questi sono stati regolarmente eletti. Ma come fa la gente a dire: ah, quanto mi piace la democrazia, il sistema parlamentare, i diritti dell'uomo, i diritti del cittadino, quando poi manteniamo all'interno della nostra società potentissime e determinanti due grandi istituzioni che non possono che essere delle monarchie assolute, come la Chiesa e l'esercito? Parlare di democrazia quando la nostra vita è determinata da queste due istituzioni, che non è possibile democratizzare. E poi naturalmente diretta tutta da maschi. Le donne per prima cosa subito fatte fuori, perché forse un loro residuo di buonsenso le sfascerebbe in 15 giorni, no? se ne avessero il potere. Allora, come facciamo a dire? Da una parte va ammessa, no? Ossia rafforza questa istituzione che è una monarchia assoluta, dove non c'è né libertà di coscienza, né libertà di stampa, né libertà di parola, né libertà di associazione. Non si può fare, no? Non è che in un esercito si può fare un sindacato di soldati, che quando il colonnello dà un ordine dice: no, aspetti un momento perché dobbiamo fare la riunione del sindacato a vedere se il suo ordine ci sta bene o no. Non si può fare, no? Nella Chiesa lo stesso. Tra l'altro tutti maschi. Questa associazione di scapoli che rifiutano l'amore della donna e la riproduzione e i bambini, che si permettono poi di darci dei consigli a noi donne, addirittura in posizione, su come dobbiamo comportarci a letto con la riproduzione. Ma dove siamo? Ma da dove la prendono questa conoscenza? E infatti le sciocchezze che dicono, o addirittura se non sono criminali, come spesso sono, sono spaventose. Allora, perché sopportiamo tutto questo? Di
con gli italiani che si battezzano con la nostra Grecia, con la nostra comune, che non si sposano in chiesa, sono tantissimi. Magari poi qualcuno dall'altra parte è iscritto al partito comunista, oppure si propone come progressista, ma come si fa? Oggigiorno fare questi riti, perché le religioni vivono di questi riti esterni, non gliele frega un accidente se la gente ci crede o non ci crede, ma il fatto di addivenire a questi riti e di tenerli in piedi è quello che fa la forza sociale, politica di questa istituzione. E allora perché non andiamo i figli a fare il servizio militare? Perché andiamo a sposarci in chiesa o battezziamo i figli? Ma che vuol dire sto battezzo? Qui per fortuna si parla di battezzo, no? Non si capisce, questo è collegato all'idea criminale del peccato originale. E allora, veramente per ritornare al domani, all'amministrazione del mondo in questi 50 anni, pensateci un momento, se possiamo considerarci una gente civile e abbiamo imposto il nostro modo proprio attraverso la forza delle armi, attraverso il terrore e basta. Noi abbiamo conquistato il mondo nel 500 perché avevamo dedicato più della nostra intelligenza e della nostra tecnica al perfezionamento delle armi. Eravamo semplicemente i più forti nella violenza organizzata. È l'unico motivo per cui ci siamo imposti al mondo. E non altro. Appoggiati naturalmente poi con tutte le parole, no? Che tirano fuori le filosofie, le ideologie, le religioni, che sono parole. Perché si riferiscono a qualcosa metafisico. Che vuol dire al di là della natura? Io non ho capito, perché io ho un limite alla mia intelligenza, io sto all'interno della natura. Ma al di là della natura mi posso inventare, adesso ci possiamo inventare qui 5 religioni, 4 padri eterni, se fa subito, no? Non c'è nessuna verifica, per cui, ma che gusto, per quale ragione? Se non per quella di creare dei superpoteri di cui poi alcuni si autonominano depositari per esercitare un'azione terroristica dal punto di vista psicomentale sull'altra gente, sugli altri. E finché non abbiamo superato questi fenomeni, noi non superiamo il fenomeno guerra, la stretta collegamento con la religione e la guerra, tra la religione e la guerra, credo che era uno dei temi fondamentali anche di questo convegno, dico, sono inscindibili. Militare, istituzione religiosa, istituzione militare. Guardate bene quando si somigliano. Quando somiglia a Papa Wojtyla un generale, perché lui fa come generale, no? Chiuso in questa scatola di cristallo antiproiettile, no? Se ne va in giro per il mondo parlando da solo. Lui intendono di parla sempre da solo. Mica si confronta mai con nessuno, sta su di nessuno, no, parla da solo. Ora chi gira il mondo parlando da solo è un matto. Perché abbiamo avuto un grande sviluppo perché abbiamo cancellato il comunismo. Io sono d'accordo che lo stalinismo somigliava molto poco poi a quell'epito, diciamo, morale e di pensiero che ha portato alla rivoluzione d'ottobre. Lo stalinismo somigliava tanto alle cose che avvenivano dalla nostra parte che veramente c'era poco da scegliere, no? Certo che Stalin aveva assunto quelli che erano, diciamo, i modelli, i simboli del potere inventato dalla razza bianca nella maniera più tradizionale, ma è pur vero che la rivoluzione d'ottobre non può essere vista così, perché la ventata che ha portato di speranza, di animazione, in enormi strati dell'umanità totalmente inerti per mancanza di informazione, mancanza di speranza, è tuttavia chi ha vissuto questo secolo lo sa, si può fare. Sono proprio gli ultimi miserabili, i contadini analfabeti, i soldati mandati al fronte, gli operai nelle fabbriche, proprio gli ultimi della
società, non come nella rivoluzione francese, che erano i signori, la gente colta, gli illuministi che volevano prendere il potere a posto dei feudali. Ma nel 17 erano proprio gli ultimi della società, i colonizzati, gli emarginati, quelli che non contavano niente, e che sono riusciti a rovesciare un potere che pareva eterno. Questo messaggio è volato per il mondo e ha dato un'animazione straordinaria, e chi ha vissuto quegli anni sarà gli ultimi disperati della terra, quelli che non avevano più niente a cui aggrapparsi, rassegnati ormai, apatici, sentendo questo, se può fare. Lì questi poveracci li hanno rovesciati, questi ricchi, questi potenti, questi armati, e questo ha causato un'animazione nella mente di gente che aveva, non aveva avuto più la possibilità di pensare, di aspirare a una forma di autonomia, di protagonismo, di presenza, di partecipazione. Se questo è volato nel mondo come un mito diverso da quello che avveniva là dove che era stato il luogo, non importa. Generalmente è sempre così. Le rivoluzioni durano 3 anni, poi si corrompono, perché un movimento così immediato, così violento, no? Non può avere lo spessore, la preparazione che consente tranquillamente di passare a un altro tipo alternativo di società, di potere, di amministrazione, di produzione, di rapporti all'interno della società e delle società tra di loro. Però una spinta così è motivo d'animazione. E in questo secolo dobbiamo dire almeno questo. È certo che le cose stanno andando molto male, ma tuttavia dobbiamo dire che c'è molta più gente, molti più esseri umani capaci di avere informazione, di usare questa informazione per darsi un giudizio e per volere partecipare a quello che dovrà essere una riorganizzazione, una trasformazione di cose che adesso ci portano alla rovina. Io non ho ben capito quando il presidente ieri, e poi ribadito da quel mi pare signore omosessuale, che dicevano no, rispettiamo tutte le opinioni e tutte le convenzioni, diceva il secondo. Ma io anche per niente, scusate, io rispetto un'opinione e una convinzione che è basata su una informazione corretta, ma se è basata su una menzogna o su un'informazione falsa, ma perché la devo rispettare? È che devo rispettare un nazista il quale ha nella testa delle cose completamente sballate, tipo il razzismo, il capo espiatorio, gli ebrei, eccetera. Non so se questa io non la considero né una convinzione o un'opinione, perché è basata su dati falsi, su informazione falsa. L'opinione, la convinzione che io rispetto è quella che mi viene documentata su informazioni corrette, verificate e verificabili. E allora io rispetto un'opinione diversa dalla mia, ma su un'informazione analoga, su un'informazione onesta. E se tutti i matti, i violenti, i fanatici del mondo dovessero essere rispettati, non so perché. Perché devo rispettare un razzista? Il quale è basato su un'informazione assolutamente sbagliata, che il colore della pelle abbia qualcosa a che fare con la struttura dell'essere umano, c'è niente a che fare. Lui c'ha un'informazione sbagliata, se fa una convinzione sbagliata, perché lo devo rispettare? È pericoloso, è dannoso. E allora, perciò la tolleranza, su cui si creano tanti equivoci, su cui gioca così bene la Chiesa, no? La tolleranza vuol dire semplicemente che non si ammazza nessuno. Perché ammazzare un essere umano non ha mai risolto nessun problema. Ammazzarne tanti come la guerra li complica sempre. Non serve recidere una vita prima del suo corso naturale, che è sempre abbastanza breve, no? La vogliamo pure tagliare a metà, che già si cambia così poco.
distruzione della vita, questa distruzione della vita nel tempo non ha mai risolto nessun problema dell'umanità, mai, li ha sempre peggiorati. Noi vediamo che dopo ogni guerra c'è una recessione non solo dal punto di vista del fisico, distruzione di vita, distruzione di ecologia, ma anche confusione mentale, terrore, paura di tutto, insicurezza. Perciò le guerre sono dei fenomeni negativi e che non hanno mai nella storia del mondo, se noi guardiamo a questa storia, risolto nulla. Allora, il liberarsi da queste forme statiche, dogmatiche, fanatiche, che non sono pensiero, ma sono semplicemente delle forme di imposizione che fanno comodo a qualcuno, come il nazionalismo, anche quello molto, molto affine al militarismo e alla religione, la superiorità razziale, ma pensate che razza di slogan ancora gira per il mondo: la mia razza è superiore alla tua, la mia patria è più gloriosa della tua, il mio Dio è più vero del tuo. Ma sono delle stupidaggini incredibili, e loro stanno così, non c'entra niente con la nostra vita tutto questo. È possibile che la gente si scanni per delle imbecillità di questo genere? Allora, e questo non è soltanto della religione cattolica o della religione cristiana o delle religioni in generale, ma anche delle ideologie, delle filosofie, di tutto ciò che compatta un gruppo umano attorno a un simbolo credendo di essere superiore agli altri. Ha trovato la verità, è più bravo, può guardare gli altri con disprezzo, con sufficienza, può addirittura eliminarli, perché il diavolo c'è, il diavolo va eliminato, il nemico della patria va eliminato, l'essere inferiore a livello animale va eliminato. Allora leviamoci queste cose dalla testa e ritorniamo a dei principi che non siano delle ideologie o delle religioni o delle filosofie o dei nazionalismi o dei razzismi. Per esempio, se noi diciamo ogni essere umano che nasce su questo pianeta ha diritto di viverci, questo non è un'ideologia, non è una religione, è un principio. È un principio con cui ci possiamo identificare tutti, con cui possiamo aprire un discorso con qualsiasi essere umano. E poi sul come si fa insorge la discussione, la differenza di opinioni, ma partendo da un principio comune, di comune umanità, rifiutando la disumanizzazione di queste forme astratte che ci distolgono dai normali sentimenti umani, ci disumanizzano e giustificano i peggiori delitti contro l'umanità, come è stato giustificato quello che è derivato da quel 12 ottobre 1492, di cui portiamo ancora le conseguenze. Joyce per il suo intervento. Allora, l'appuntamento è al Piazzale Malatesta per gli spettacoli di stasera e naturalmente è anche per domani mattina. Ricordo che domani mattina l'intera giornata della mattina è dedicata e gestita dalle donne libertarie del meeting con tema gli integralismi alle 11, ma è meglio venire alle 10 forse, perché cominciare alle 11. Sugli integralismi e su questo pamphlet di Brenda Maddox sul trono delle nascite, ma l'incontro è naturalmente aperto anche agli esseri umani di sesso maschile, non è solo ristretto alle donne. Arrivederci a stasera.